Ripartire dalla famiglia per ripensare e cambiare il modello di sviluppo per il bene della famiglia umana. Lo ha chiesto Papa Francesco all'udienza generale tenuta dopo il suo rientro dal viaggio apostolico a Cuba e negli Stati Uniti, nella quale ha ricordato e commentato le tappe e i temi principali di 10 intensi giorni. Ecco le sue parole e le testimonianze di vescovi, sacerdoti e laici. Missionero della misericordia. Così mi sono presentato a Cuba, una terra ricca di bellezza naturale, di cultura e di fede. La misericordia di Dio è più grande di ogni ferita, di ogni conflitto, di ogni ideologia. E con questo sguardo di misericordia ho potuto abbracciare tutto il popolo cubano, in patria e fuori, al di là di ogni divisione. La misericordia también entraña no solamente un sentimiento de compasión. La misericordia comporta altresì non soltanto un sentimento di compassione, ma anche opere di misericordia e implica anche il perdono, che porta anche alla riconciliazione. Il nostro popolo ha bisogno della riconciliazione. Dobbiamo prima di tutto riconciliarci con noi stessi, con Dio, con gli altri. Riconciliarci con Dio, riconciliarci con gli altri. Il Papa ha ricordato poi le sue due visite al Santuario della Vergine della Carità del Cobre, patrona di Cuba. Nel santuario, non so se le telecamere li hanno ripresi, c'erano un gruppo di ragazzi che sono assistiti da un programma diocesano che si chiama Alegrando Corazones. E questo programma di che si occupa? Dei bambini e delle loro famiglie, di bambini malati di cancro. Offrono programmi medici? No, di quelli dispongono già. Cosa fa la Chiesa? Li soccorre in quelle necessità materiali che possono avere le famiglie, nelle necessità spirituali davanti al dolore così immenso come è una situazione, per esempio, di un cancro. Ho potuto condividere col popolo cubano la speranza del compiersi della profezia di San Giovanni Paolo II, che Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba. Non più chiusure, non più sfruttamento della povertà, ma libertà nella dignità. Ha dichiarato, diciamo, la vocazione propria del popolo cubano, essere ponte, essere il luogo di incontro tra tutti e per tutti. Cuba è al centro dell'America. E quindi è un luogo di incontro tra l'America del Nord e l'America del Sud. Questa è la strada che fa vibrare il cuore di tanti giovani cubani, non una strada di evasione, di facili guadagni, ma di responsabilità, di servizio al prossimo, di cura della fragilità. I giovani cubani hanno bisogno di sentire che il loro lavoro, il loro impegno, il loro servizio per gli altri, soprattutto per i poveri, è un contributo alla edificazione della società. Ed i giovani certamente hanno bisogno di questa speranza, hanno bisogno di questa parola che entri nella loro vita e dica loro: guarda, a Cuba c'è speranza di realizzare il sogno dei cubani, di costruire il futuro della popolazione. Tu sei importante, puoi essere protagonista del tuo tempo, della tua storia. Papa Francesco ha parlato delle forti radici cristiane del popolo cubano, che ha sofferto molto in questi anni, e poi ha parlato del nuovo dialogo aperto tra Cuba e gli Stati Uniti, anche grazie alla Santa Sede. Da Cuba agli Stati Uniti d'America è stato un passaggio emblematico, un ponte che grazie a Dio si sta ricostruendo. Dio sempre vuole costruire ponti. Siamo noi che costruiamo muri. Credo che también está este esfuerzo para salvar las diferencias. Io credo che anche questi sforzi per preservare le differenze, per trovare strade di incontro e non di scontro, serviranno anche per l'unità della famiglia cubana, e auspico che si ripercuota nel paese, perché anche internamente serve la riconciliazione tra tutti, nel rispetto reciproco e nella consapevolezza che siamo tutti persone che hanno diritti e doveri, alla luce del fatto che tutti abbiamo il dovere, l'obbligo di contribuire anche al bene della patria, che ogni cubano è importante, che ogni cubano ha qualcosa da dire, che ogni cubano ha il diritto di costruire il suo futuro qui a Cuba. Che cada cubano tiene algo che dire.
che cada cubano tiene derecho a construir su futuro aquí en Cuba. Passando poi agli Stati Uniti, il Papa ha ricordato i temi affrontati negli incontri con le autorità politiche di Washington, dal presidente Obama ai membri del Congresso riuniti in seduta congiunta. La più grande ricchezza del paese, ha detto, sta nel patrimonio spirituale ed etico, e il principio fondamentale della costruzione sociale da difendere è che tutti gli uomini sono creati uguali da Dio e dotati di inalienabili diritti, come la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Il Papa insiste sul tema delle ingiustizie, facendo realmente pressione sui centri di potere, siano essi i nostri governi, i nostri leader, affinché mettano al centro chi si trova ai margini, quanti vengono messi da parte dall'economia, coloro che sono fuori dal processo decisionale. Su questa base religiosa e morale sono nati e cresciuti gli Stati Uniti d'America. E su questa base essi possono continuare ad essere terra di libertà e di accoglienza e cooperare ad un mondo più giusto e fraterno. Many times we see migrants or refugees as a problem. Molto spesso consideriamo migranti o rifugiati come un problema. Certamente dobbiamo fare spazio per accoglierli e sistemarli, ma spesso non consideriamo i doni che possono portarci, il loro grande desiderio di lavorare e di far parte della comunità locale, della società locale. Papa Francesco ha quindi ricordato la visita alla sede centrale dell'ONU a New York e il suo discorso ai rappresentanti delle nazioni, con l'incoraggiamento al ruolo delle Nazioni Unite nella promozione dello sviluppo e della pace e la necessità dell'impegno concorde e fattivo per la cura del creato. Sia a Washington che a New York il Papa ha ricordato di aver incontrato alcune realtà caritative ed educative, emblematiche dell'enorme servizio offerto dalle comunità cattoliche. Il Papa aveva appena lasciato Washington e quando era lì ha parlato con i poveri, senza tetto, ha parlato al loro cuore e di come siamo chiamati a essere in unione con loro, i nostri fratelli, le nostre sorelle che sono nel bisogno. Non ho potuto fare a meno di sentirmi ispirata ed essere grata per il fatto che lo metta all'attenzione del nostro paese, quando solo a New York abbiamo più di 60.000 senza tetto, uomini, donne e bambini. Homeless men, women and children. Infine l'incontro delle famiglie a Filadelfia, culmine del viaggio. La famiglia, alleanza feconda tra l'uomo e la donna, ha detto Papa Francesco, è la risposta alle grandi sfide del nostro mondo, la frammentazione e la massificazione, che sostengono il modello economico consumistico. La famiglia è la risposta perché è la cellula di una società che equilibra la dimensione personale e quella comunitaria, e che nello stesso tempo può essere il modello di una gestione sostenibile dei beni e delle risorse del creato. Nella famiglia hai che apprendere la solidarietà. In famiglia bisogna apprendere la solidarietà tra i suoi membri, soprattutto verso quelli più deboli, i bambini, gli anziani che dobbiamo curare. Materialmente la solidarietà nella famiglia cubana si vede molto presente nel sostegno che offrono le famiglie che sono emigrate e che hanno una maggiore disponibilità economica e aiutano la famiglia cubana che sta vivendo in questo momento una situazione economica molto difficile. La famiglia, ha concluso il Papa, è protagonista di un'ecologia integrale, perché contiene al proprio interno i due principi base della civiltà umana, quello di comunione e quello di fecondità. In una società che si basa e fiorisce su individualismo e consumismo, la famiglia è il migliore antidoto. La famiglia è ciò che ci aiuta ad uscire da noi stessi, dal nostro stesso guscio, per imparare a vivere con gli altri. Quello che apprendiamo in famiglia lo ripeteremo nella nostra vita sociale, nel mondo. È lì che impariamo quelli che sono i valori trasmessi dalla famiglia. Lì apprendiamo a condividere, a perdonare, dove comprendiamo come deve essere l'amore, offerta di noi stessi e accoglienza degli altri. Ciò richiede tutta la vita familiare. Dobbiamo aiutare le nostre famiglie a continuare a vivere questo.